Draghi, benvenuti in questo nuovo video molto sciallo per farvi vedere la mia sala e come ho cambiato la disposizione, come ho messo insomma un po' tutte le robe nuove che mi sono arrivate, tra cui il divano, la TV, insomma un sacco di cose, quindi ho deciso di farvele vedere oggi in un video. Ho comprato anche una cosa molto estetica che va tanto di moda adesso, che io la utilizzavo quando ero piccola, però tornano tutte le cose di quando ero piccola, e sto parlando del proiettore! Ho preso un proiettore per fare il cielo stellato e tutte le galassie sul soffitto, che in realtà questo, fatto in questo modo, proietta tutto su tutte le pareti, quindi fa proprio a raggiera. Ed è molto piccolino, me lo aspettavo molto più grande, l'ho preso su Amazon, nel caso vi lascio nell'info box il link. Ho sempre il fiatone quando parlo, non so perché, sembra che mi stia per rincorrere qualcuno. Ma è solo la vecchiaia. Mi è arrivato in questa scatola ed è arrivato in 2 giorni perché l'ho preso con Amazon Prime e sono molto happy perché lo volevo da tanto, soprattutto in quei momenti in cui mi rilasso, magari a guardare la tele o quando ascolto semplicemente la musica. E l'ho pensato anche per i reel, ovviamente, perché è figo da farci reel, è molto bello. Ho comprato un divano nuovo, da come potete vedere sul fondale, perché il mio vecchio, come vi ho detto, era completamente vecchio, rotto. È vecchio, anche molto comodo in realtà, però era diventato scomodo perché era vecchio e rotto. Mi sto dilungando. Direi di farvi vedere direttamente l'entrata. Qua c'è la porta di entrata di casa e qua troviamo il mobile bianco con sopra tutte le mie frusaglie. Ho deciso di mettere su questo mobile, di lasciare più o meno le cose che c'erano anche prima, ma appunto decorarlo con le cose che secondo me sono un po' più aesthetic, ma allo stesso tempo mi rappresentano, perché ci sono le pietre, i minerali, tutte le mie passioni, i miei vinili in fondo e delle piante che stanno morendo allegramente. Mi piace un sacco questa zona e mi è sempre piaciuta proprio perché mi rappresenta, anche se può sembrare molto confusionaria con tutte queste cose, in realtà quando la guardo mi sento proprio tipo in una di quelle serie americane, no? Perché se ci sono delle cianfrusaglie messe bene, in realtà stanno anche bene le case piene di cose, devono creare armoniosità, cioè tipo ci può essere casino, però deve essere armonioso. In questo casino secondo me c'è come si dice? Armoniosità, quella roba là. Qua invece c'è una panca che io avrei buttato o comunque regalato. Quando dico butto in realtà lo do a qualcuno a cui può servire. La videocamera sta cadendo, non andare! Questo lo potete trovare all'hobby ed è stato dipinto di bianco, era proprio un color legno classico, era ancora grezzo, mentre questo appunto era un marrone chiaro che è stato dipinto di scuro, che però non fa per me perché io non utilizzo marroni scuri in casa mia, ma stranamente col rosa, cioè raga, ci sta bene, ci sta veramente bene. Qua abbiamo un po' di cose, tipo qua sotto ho messo tutti i libri, qua abbiamo una lampada bellissima che secondo me fa un sacco ambiente, infatti l'ha accesa la sera solo con questa e l'albero che vo dico a fa. Qua abbiamo il mio fantastico libro Buchi neri e salti temporali, che vi straconsiglio perché è veramente figo, e il mio libro delle ombre fatto da me e la mia mamma. Ma parliamo del divano, che ha una seduta molto... sentite? Raga, questo è il divano e lo amo, mi piace veramente tanto, sa di ordinato anche quando è pieno di cuscini e pieno di coperte come in questo caso, o quando li disfo tutti. Però ve lo giuro, è tipo la mia isola felice, mi piace tantissimo. La cosa che apprezzo è che è molto morbido e il colore, non l'avrei mai detto che sarebbe stato bene con la casa, e in realtà ci sta da Dio. Ma lo devo coprire al più presto perché altrimenti inizierebbe a rovinarsi per colpa delle unghiacce dei gatti e di tutte le cose che potrebbero andarlo a rovinare, come che ne so, liquidi o cibo, briciole. Ai gatti non piace tanto perché ho notato che scivolano, perché è veramente molto morbido. E la cosa figa però è che si possono tirare indietro gli schienali, quindi può spostare la seduta classica L, oppure si possono mettere come in questo modo, come vedete non sono totalmente su e nemmeno totalmente giù, oppure si possono mettere totalmente giù, quindi diventa una specie di divano letto, anche se in realtà per il lungo, se siete almeno io sono 1,73-1,74 e devo stare un po' rannicchiata per il lungo. Da questa parte invece, come vedete, abbiamo delle piante che io ho spostato di qua, prima erano all'entrata. Questa qua bellissima era in camera, ho deciso di metterla qua in sala perché con il divano una Kenzia o comunque una di quelle piante che fa effetto foresta secondo me ci stanno benissimo. Questo tavolino molto divertente, io intanto mangio un biscotto. Questo tavolino arriva da Casa Shop, l'avevo pagato veramente una cavolata, forse 15 euro, non mi ricordo, però veramente poco. E siccome è bianco e si rovina facilmente, ho messo sopra questo disco di Benefit di un evento. Grazie Benefit, mi avete brandizzato la sala. Perché secondo me ci sta da Dio anche questo con il divano. Era il rosa giusto, poi la scritta Benefit San Francisco
ci sta. E il tappeto che avete visto e che vedete sempre invece arriva da Conforama. Sì, come vi stavo dicendo, questa era in camera. Ho deciso di metterla qua e di rialzarla con un pezzo di legno, perché i gatti se la mangiano e si divertono un sacco a smangiucchiarla. La masticano e basta, la sputano subito, però mi stanno rovinando la pianta. Welcome in my kitchen. Questa è l'unica cosa che non è mia, perché tutti i mobili, tutte le cose che vedete in questa casa sono miei, tranne la cucina. Quindi frigo e cucina come mobilia non è mio. Erano già in casa insieme alle sedie. Comunque mi piace un sacco, è molto basic. Poi questo grigio ci sta bene con la casa, perché la rende comunque moderna. La cosa che non apprezzo è il fatto che non ci sia un qualcosa qua di piastrellato, perché non c'è niente che mi protegge il muro dagli schizzi mentre cucino. Io cucino molto. Questo pezzo di legno qua era il restante del top che ha avanzato i costruttori. L'ho deciso di tenere da mettere qua. Mentre da questa parte ho deciso di mettere questo qua, che è praticamente quello che serve per il piano di legno, che serve per fare gli impasti della pizza, le brioche, per cucinare. Per mettersi le mani in pasta, insomma, e non sporcare il tavolo. Questo legno mi accompagna da tutta la vita, perché era di mia mamma e lo usava anche quando ero piccola per cucinare. Mi ci faceva proprio impastare anche a me la pasta per il pane, per la pizza. Quindi ho un sacco di ricordi bellissimi legati a questo legno e spero di portarmelo dietro per un po' di tempo. Ed è molto comodo, infatti grazie mamma. E qua troviamo invece la zona che non si sa bene che zona è, perché se di là ci sono gli elettrodomestici, anche di qua ci sono gli elettrodomestici con un po' di tecnologia. Questo arriva dalla cantina. Lo utilizzavo anche come schermo provvisorio durante le registrazioni, però si stava inumidendo troppo, quindi ho deciso di portarlo qua. Qua abbiamo invece la zona magica di Gloria, che è la zona caffè. E abbiamo il caffè americano, perché io bevo solo caffè americano. Mi piace un sacco l'espresso, ma non ho la macchinetta dell'espresso. Una volta ho provato a comprare la moka, che pensavo fosse per induzione perché c'era anche scritto, e poi non ha funzionato. Ho detto basta, non la compro più, non spendo più soldi, rimango fedele al mio caffè americano, che ho deciso di tenere all'interno di questo bellissimo packaging di Benefit. Sempre casa mia è brandizzata Benefit. Qua c'è un casino come tutto il resto della casa, perché mi mancano mobili, cassettiere per poter infilare il cibo, basta. E poi qua il semplice top che fa da tavolo con le sedie per quando mangio da sola o con i miei amici. Questo mobile è un cimelio anche qua di famiglia, perché in realtà, cioè, non è che della mia famiglia, ce lo portiamo dietro da diversi traslochi. È rimasto a me da quando mia mamma tipo l'ha verniciato, me l'ha dato a me, e da allora me lo porto dietro in ogni trasloco. Il problema è che è molto vintage, molto vecchio, i cassetti si incastrano sempre, si sfondano anche questi, e pensavo che non ci stesse bene con l'arredamento. In realtà con il divano nuovo, perfetto. Qua come vedete c'è la tele formato famiglia, che è una new entry, sono molto contenta, con la mia PlayStation, tutti i miei giochini, il VR e basta. Questo è quello che c'è in camera, sì, in camera, in sala, oltre all'albero con lo specchio che ho voluto mettere nel corridoietto per andare poi nelle altre stanze. Il divano può cambiare completamente il salotto, aggiungendoci anche qualche pianticella per dare quel je ne sais quoi. E spero che vi sia piaciuta la sala per adesso, anche se devo comprare un po' di mobili. Volevo un attimo aprire una parentesina sul divano, che l'ho acquistato su menuzzo.fr, penso si chiami così il sito, senza vedere le recensioni. Parlando la sera con Antonio dopo averlo acquistato, che è stato tipo amore a prima vista, stavo cercando dei divani, mi esce questo rosa, cioè lui, e i miei occhi sono diventati due cuori, quindi ho detto no dai, che poi non lo prendi. È andata a cercare un po' di recensioni, me le leggeva live, io ero tipo no, non mi arriverà mai il divano. Il divano è arrivato in 2 settimane, questa cosa non me l'aspettavo. Una volta montato mi sono resa conto che è proprio rigido, perché è veramente rigido. Adesso si sta smollando, a furia di sederci ci sono le molle che stanno facendo rumori strani, spero non si rompa, ma penso che si stiano assestando proprio le molle all'interno del materasso. Non so se vi consiglio di comprare su questo sito, perché
A me è andata di culo e agli altri sta andando e va a volte male. In questo sito vi assicuro ci sono tantissime recensioni negative, quindi non so se ve lo consiglio. Questa invece sono rimasta piacevolmente soddisfatta, a parte che adesso lo devo provare bene al buio perché non aveva una luminosità alta. Devo controllare se si può aumentare la luminosità magari dall'app, perché si collega anche all'app e si accende via wifi. Lo puoi dire anche alla bitch là dietro di nome Alexa, che lo può accendere e poi si accende, è fantastico e fa un sacco di colori. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete altri video del genere. Devo fare un po' di robe tipo decluttering dell'armadio, quindi penso che vi porterò con me. Se così fosse, lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.